La posizione del sindaco, mi sembra, insomma, abbastanza evidente. È una posizione in cui la maggioranza di fatto non ha più la maggioranza, ma purtroppo quello che credo realmente è che sia l'ennesimo balletto per ottenere più careghe da parte di qualcuno e soprattutto da parte di quelli che oggi fanno un documento, mi riferisco a Obiettivo Rovigo e al Presidente del Consiglio Avezzù, mettendo in discussione tutta una serie di questioni che in questi anni hanno votato. Allora io mi domando dove sia la credibilità. Se fino a ieri andavano bene e avevano votato quelle delibere, adesso non vanno più bene. C'è qualcosa che stona. Oltretutto, se si dimette dalla maggioranza, mi riferisco ad Avezzù, beh, bisognerebbe anche che si dimettesse, sempre per coerenza, da Presidente del Consiglio, anche perché questo costa ai cittadini 3.000 euro al mese. Quindi credo che, insomma, se dobbiamo valutare la coerenza di chi oggi esce dalla maggioranza, beh, insomma, io avrei qualcosa da ridire. Dopodiché, se questa maggioranza, così come dice, soprattutto Obiettivo Rovigo, vogliono realmente far terminare questa esperienza di amministrazione, che credo, insomma, sia sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno che lo dica l'opposizione, è stata un'amministrazione incapace di gestire qualsiasi cosa e un'amministrazione che ha perso diverse opportunità. Pensiamo al Maddalena, ai 13 milioni del Maddalena. Bene, c'è un solo modo per farlo: vengano dal notaio con noi. Per quanto riguarda invece la mozione di Vernelli, non la sottoscriverò. Perché anche questa mi sembra, Vernelli è abituato a frequentare i teatri, mi sembra un'azione un po' plateale, teatrale, per dire bene, facciamo qualcosa, tanto perché l'opposizione la faccia. Allora, qui non c'è da fare l'opposizione, non c'è neanche da perdere tempo per la città. Allora, il bilancio è un momento importante per le scelte della città. Se deve venire un commissario, deve venire adesso, prima che venga approvato il bilancio e vengano fatti gli ennesimi errori, perché magari la maggioranza tira di qua o l'opposizione, qualcuno dell'opposizione che fa finta di fare opposizione, tira il sindaco da una parte o dall'altra per avere qualcosina da mettere a bilancio e accontentare qualche amico o qualcun altro. Bene, il bilancio può essere benissimo gestito da un commissario, perché sappiamo bene che un commissario la prima cosa che fa è metterlo sulle strade dove ci sono dei problemi, diciamo, importanti, magari del sociale, e quindi, voglio dire, sicuramente è una gestione oculata e più oculata di quello che potrebbe fare questa amministrazione. Quindi, da parte mia, ma anche da parte, insomma, dei componenti del PD che ho sentito finora, non c'è la volontà, tra l'altro, di votare, di mettere la firma su una mozione che riprende esattamente alcuni passi delle motivazioni dell'uscita di maggioranza di Obiettivo Rovigo. Beh, scusami, io non salvo Avezzù e la sua compagnia. Loro sono stati non solo partecipi, ma attori principali delle scelte di questo sindaco. Quindi non metto in una mozione quelle che sono, diciamo, le valutazioni di Obiettivo Rovigo, perché per me andrebbe sfiduciato anche il Presidente del Consiglio. Di conseguenza non firmo questa mozione, ma se veramente chi veramente vuole mandare a casa questo sindaco, venga dal notaio. Possiamo andarci anche stasera, anche domani, ma il notaio in 5 minuti ha chiuso la partita. Con la mozione di sfiducia mi sembra soltanto un modo per aiutare da una parte la maggioranza, aiutare magari dei percorsi trasversali per liste strane, pseudociviche e future. Non si porta a casa il risultato con la mozione di sfiducia, perché rischi due cose: o di ricompattare la maggioranza, oppure di procrastinare i tempi e far venire il commissario dopo il bilancio. Nessuna delle due cose mi sta bene.